Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Nicky the Farmer. Oggi ragazzi vi parlerò, o meglio, serve il gallo nel pollaio, a cosa serve, quali sono i suoi lati negativi. Allora, i lati subito positivi del gallo sono, a mio punto d'esperienza, allora, primo di tutto, se noi abbiamo un incubatore o comunque poi una chioccia ci cova, se abbiamo il gallo, tutte le uova saranno, o tutte o comunque la metà, qualcuna sarà fertile. Senza il gallo, questo è ovvio che non saranno mai fertili e quindi vi toccherà andare a comprare. Primo punto, perché serve il gallo. Secondo punto, perché serve il gallo, è perché il gallo va a dare la sicurezza alla gallina. Perché la gallina, quando non ha il gallo, sarà molto più paurosa anche di te. Mentre quando avrai il gallo, riuscirai anche a instaurarci un rapporto migliore con le galline, proprio perché il gallo gli darà quella sicurezza. Un'altra cosa molto importante del gallo è quella che il gallo va comunque a dare un punto di bellezza al tuo pollaio, perché quando vedi il gallo che canta con tutto il suo portamento, con tutte le sue galline, che proprio le dirige, perché infatti il suo secondo nome è gallo e capo pollaio, perché è capo pollaio. Quando vieni a prendere un gallo e c'hai galline, diventa il capo pollaio. E soprattutto è anche bello il suo canto, vedi proprio le galline più felici, perché solitamente quando si prende un animale va preso maschio e femmina, perché se prendi solo femmina o se prendi solo maschio si stressano. Le galline, a maggior ragione, se tu ne prendi due ma non ci prendi il gallo, loro si stresseranno e avranno più l'istinto di scappare, andare a cercare il gallo. Mentre col gallo le galline avranno tutto, saranno tutte più, nel senso, quando tu le liberi un po' al pascolo, loro saranno che stanno comunque tutte vicine al gallo, comunque il gallo le dirige e le fa tornare dentro il pollaio, perché proprio il gallo non le fa zironzolare come le galline, che fanno un po', cioè zironzolano un po' da tutte le parti, mentre il gallo, quello è il suo pollaio, gira un po' ma poi torna nel suo pollaio e fa tornare anche le galline. I punti negativi di un gallo sono che un gallo, purtroppo, devi fare una scelta ben fatta col gallo. Io ragazzi lo so, perché se prendi un gallo, per esempio, grande, potrebbe essere che ti attacca, e se un gallo ti attacca potrebbe essere anche fastidioso, perché comunque hai un animale che non può entrare nel pollaio, perché quando fai i lavori ti attacca. Un altro punto negativo del gallo è che comunque tutte le galline te le spennacchia quando le agalla, e io c'ho la prova, perché c'ho una gallina anche qua vicino a me che voi non vedrete, e lei è tutta spennacchiata per colpa del gallo che, agallandola, gli stacca poi le piume, perché si aggrappa con le zampe. E un'altra cosa negativa del gallo, ed è l'ultima, è che il gallo è un po', diciamo, anche un po' un problema se hai magari, non so, un amico che ha un pollaio vicino a te con un altro gallo. Allora può essere un problema, perché due galli, anche se c'è la rete, si pestano dalla rete, e tu, in poche parole, non potresti prendere un altro gallo con, appunto, se c'è un tuo amico che ha un gallo, proprio perché si picchierebbero dalla rete dal mattino alla sera, e tu compreresti un gallo che non fa mai il ruolo da gallo, perché è sempre intentato a picchiarsi con l'altro. Poi ci avranno anche i loro momenti che smettono, però comunque è quasi 24 ore su 24 a combattere con l'altro gallo, proprio perché comunque loro sono molto territoriali. Un'altra cosa importante del gallo è quella che non fidatevi mai di mettere due galli insieme, perché solitamente due galli insieme, se ne prendi uno piccolo e uno grande, oppure tutti e due piccoli, vanno d'accordo, ma comunque uno rimane sottomesso, e far rimanere poi un gallo sottomesso non è il massimo, perché comunque è veramente un peccato. Perché tu fai nascere un gallo per poi farlo vivere come una gallina, perché è sempre sottomesso. E la gallina non patisce su questo lato, perché la gallina, diciamo che essere sottomessa dal gallo non ha problemi, perché comunque è anche un po' grazie al gallo che ha un po' di protezione, un po' d'aiuto anche nella anche felicità.
Sì, questo è il canto, anche nella felicità, proprio perché la gallina sarà proprio anche come benessere più felice. Perché comunque questa è passata la gallina che mi ha pure spostato la telecamera, e che comunque la gallina sarà proprio più felice, starà più bene la gallina, proprio perché sentirà proprio il suo benessere di avere comunque il maschio della sua razza. Quindi ragazzi, il gallo è utile, sì, è utile, poi c'è anche qualche lato. Hai finito? Poi ci avrà anche qualche lato negativo, però solitamente è utile il gallo. Il gallo è, secondo me, il punto di riferimento di un pollaio. Per questo ragazzi, può finire qua. Ciao a tutti ragazzi. Ciao!